la situazione attuale è che noi abbiamo ultimato una ulteriore fase di messa in sicurezza e abbiamo liberato un terzo della basilica dalle macerie e abbiamo anche messo in sicurezza i muri perimetrali dall'interno. Adesso siamo fermi perché dobbiamo passare a un'ulteriore fase che però si configura già come fase propedeutica alla ricostruzione. Ma guardi, noi avevamo preventivato per questo completamento di 200.000 euro, però forse saranno un po' di più, perché adesso ci troviamo di fronte allo sgombero di grossi blocchi che sono quelli del campanile, che peraltro hanno distrutto il piano di calpestio della chiesa e hanno sfondato quindi la pavimentazione penetrando nella cripta sottostante. Avevamo preventivato per il completamento ulteriori 700.000, però forse questo costo è destinato ad essere rivisto in aumento. L'orientamento del progettuale per la ricostruzione è quella di riproporre le forme originarie, le forme architettoniche originarie di San Benedetto. Noi speriamo di riuscire a riprendere il lavoro entro la fine del mese di marzo e di procedere, diciamo, almeno per 3 mesi per il completamento della eliminazione di tutte le macerie all'interno della basilica. E quindi, se va tutto bene, potremmo pensare poi subito dopo di dare inizio alla fase di ricostruzione.